ora gli do la parola per chiederci, per chiedergli prima di tutto perché Bastardi per Schiavi, cosa significa, come nasce questo libro, questo racconto. Lui è uno storico del West, ha studiato molto proprio sui documenti dell'avanzata pionieristica della frontiera, un blogger appassionatissimo di queste novità che escono grazie a internet, antichi documenti, fotografie eccetera, e penso che questo abbia influito molto sulla nascita di questo libro. Allora, ciao a tutti, io volevo ringraziare Vissola Comics, anch'io, i Leonardi, tutti quelli che sono presenti, in particolare voglio fare un saluto prima di rispondere a questa domanda agli amici qui che sono del West Coast di Puglia, a cui io farei un bellissimo applauso. Perché li ringrazio per essere presenti qui, per portare anche un po', no, dell'altra parte di un certo tipo di mondo, quello del ballo, della musica, che pone sempre le sue radici dall'altra parte dell'oceano. Oggi sappiamo che la line dance non c'è più regione che non abbia un gruppo, e quindi non poteva, no? Io quando sono venuto qui mi hanno detto venire, mi hanno gentilmente voluto, loro invitato, ho pensato che mi sarebbe piaciuto incontrarli, perché vedevo le loro foto, i loro eventi, quindi sono contento, grazie a West Coast Liguria per essere qui, Claudia Colla e tutti qua. Detto questo, rispondo alla tua domanda dicendo che studiando appunto la storia del West, che è soprattutto mito, è vero, il West è soprattutto leggenda, è soprattutto mito, la maggior parte delle mie ispirazioni nascono più dalla leggenda che dalla storia, c'è stata anche qualche eccezione. Ad esempio ho letto che in Arizona c'era una disputa, una faida sul territorio tra i mandriani, i cowboys e gli allevatori di ovini, che poi erano cowboys anche quelli, semplicemente cambiava la tipologia di allevamento, due famiglie che si sono davvero, quello non sono film, purtroppo sono scannate, credo che la faida sia durata circa 18 anni, cioè una cosa pazzesca, per una questione di sopravvivenza sul territorio. Che cosa significa sopravvivere sul territorio? Nel 1800, oggi è un altro discorso, grazie a Dio, ma nel 1800 appunto i cowboy facevano l'allevamento delle mandrie e gli altri, gli allevatori di ovini, andavano in contrasto perché andavano sullo stesso territorio. Le due tipologie di allevamento in quel momento storico erano, si capì dopo, che erano completamente incompatibili, perché, tanto per dirne una, la pecora, quando io sono uno di città, queste cose nemmeno le sapevo, l'ho dovuto studiare, perché è una fortuna sapere queste cose, chi le vive, chi ti insegna, capire queste cose sul territorio. E mi hanno spiegato perché la pecora quando mangia strappa l'erba fino alla radice, arriva la vacca e non trova niente, trova terra bruciata. Viceversa, questo creava appunto un grande problema agli allevatori d'ovini, perché mettevano in crisi la loro sopravvivenza, era il loro lavoro. Se la pecora non mangia muore, se appunto non può essere tosata, la lana, no, poi deve essere venduta, eccetera, eccetera. Viceversa, appunto questi mandriani avevano dei problemi perché le pecore mangiavano tutto, e quindi i cowboys erano in crisi con le loro mandrie perché erano invasi dagli allevatori d'ovini. Naturalmente c'era anche il contrario, voi sapete che una mandria di appunto di vacche, adesso questo è uno scherzo ma è vero, ci scherziamo su, ma andiamo un attimo sul territorio a capire, passa una mandria di 500 vacche, no? Che anche in America è una mandria piccola, quella è una mandria piccola, e voi potete immaginare gli escrementi di vacca, che sono grandi come questi tavoli, l'acqua, quanto bevono, e quindi arrivava la pecora, viceversa non trovava niente da mangiare perché si schifava. Di conseguenza l'economia dei due settori andava in crisi, e per farla breve, nel West purtroppo si sa che non c'era un giudice che diceva adesso no, vi facciamo causa, vediamo, no, lì sì, la parola passava alle armi immediatamente e quindi si scannava.
Questa è la vicenda vera, dove io ho letto tutto. Chiaramente poi per scrivere un romanzo western mi sono inventato un'altra faida di due famiglie che non esistono, ma che ripercorrono quello che ho letto storicamente. Queste due famiglie si combattono sul territorio fino all'ultimo, quindi do anche un avviso a chi vuole leggere il mio romanzo, chi volesse leggerlo, attenzione fino all'ultima pagina, non si sa come va a finire, quindi proprio anche al 93esimo, no? Si saprà come andrà a finire, perché può cambiare tutto all'improvviso, e questo è il motivo per cui ho scritto questo romanzo. Del resto è